Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spo e benvenuti in un video sulla compravendita. In questo video non vi dirò nomi di giocatori da acquistare, ma vi dirò cosa ho fatto io in questo periodo di compravendita. Diciamo, ho fatto degli acquisti in vista di upgrade, di transfer e di torneo San Patrizio. Iniziamo con McGee, che ho pagato 4.300. Naturalmente ora diciamo i prezzi sono un po' così e così, soprattutto per gli irlandesi. Meno male che non ho investito tantissimo sugli irlandesi. Ho preso un bel po' di McGee, ci avrò speso circa 50k sui McGee e ora il suo costo è 4.400 credit. Prima era arrivato sui 5.000, ora si è abbassato perché ci sono stati i pacchetti speciali, ma ora tenderanno sicuramente ad alzarsi. Li ho presi a 4.300, 4.400 massimo. Ne ho presi un bel po', a dire il vero, un bel po'. Il mio consiglio: se volete acquistarne qualcuno, fatelo, tanto sicuramente si alzeranno, ma non di tantissimo, di 1.000 crediti. Se ne prendete 10, ci fate 10.000 crediti, bello, proprio facile facile. Long ve lo sconsiglio, perché quando l'ho acquistato io stava sui 3.900. Ora controllo su Footbin e ora vi faccio vedere quanto sta long. Ve lo sconsiglio vivamente. Perché? Perché la sua versione non in form ora sta a 2.700 credit. Io, meno male, ne ho presi soltanto 3, quindi non ci perderò granché. Poi ho preso qualche barbo, perché stando a voci di corridoio dicono che avrà un upgrade di non so quanto e cambierà la sua posizione, ma queste sono solo supposizioni. Li ho presi a 1.900 crediti e ora il suo costo dovrebbe essere di 2.000 crediti, quindi non tantissimo, però spero si alzi il suo prezzo. Spero vivamente che si alzi il suo prezzo. Che si alzi. Bah. Ibarbo è... Naturalmente voi, se volete seguire questi miei consigli, fatelo. Però non prendeteli come verità assoluta, perché come ben sapete quest'anno il mercato è molto altalenante, quindi potrete guadagnare tantissimo come potrete perderci tantissimo. Quindi occhio sempre alla compravendita, ragazzi, dovete aprire tutti e due gli occhi. Poi questo Klein, uno solo, perché l'ho preso non mi ricordo il motivo. Comunque 18.000 crediti, ora dovrebbe stare sui 20.000, pure di più, sui 24. Il suo costo è 25.000 crediti, quindi io ci ho fatto un bel guadagno qui. Bel guadagno. E non è finita qui, ragazzi, non è finita qui. Abbiamo questo Gilobodji, scusate la pronuncia, è una versione in form. Quando l'ha presi io circa una settimana fa stava sui 23.000 crediti, dopo 3 giorni 26 e ora udite, vedete bene quanto sta ora. Oggi è 29 gennaio, quando sto registrando questo video sta sui 56.500 crediti, 60.000 crediti circa. Io l'ho pagato 20.000, già ci faccio un guadagno di 35.000 crediti, pur di più. Quindi ottimo davvero. Non so se consigliarvi questo giocatore, perché se non riceverà una versione upgradata il suo prezzo crollerà. Io credo di venderlo a breve, quando arriva sui 60 minimo lo vendo, tanto pur che ci guadagno poco di quello che potrei guadagnare, comunque è sempre un guadagno. Spero abbiate capito quello che voglio dire io. Guadagno ora 40.000, potrei guadagnarne tra una settimana 50.000, ma tra due settimane potrei perderne, perché questo è un giocatore che prima costava pochissimo, 15.000 crediti, si prendeva prezzo di scatto, poi piano piano è cresciuto il suo prezzo fino ad arrivare ora ai 60.000 crediti. Quindi se volete rischiate. Potrei consigliarvi di prendere qualche giocatore che si è appena trasferito, tipo Cerci dell'Atletico Madrid,
Fernando Torres del Milan, non credo, non credo. Poi io ho preso Perez a 1.900 e ora vedete quanto sta il suo prezzo. Perez del Benfica, perché ora è andato a Valencia se non sbaglio, sta sui 3.800-4.000. Io credo che si stabilizzerà sui 5.000 il suo prezzo, perché non è un giocatore fortissimo, però è un giocatore buono. Poi abbiamo anche tanti McGidi, spero sia alto il suo prezzo. Poi abbiamo Vietto, pagato 11.000 crediti, ora costa sui 20.000 crediti. Qui, quindi qui altro guadagno di 8.000 crediti, niente male. Poi abbiamo questo Kelvin che toglieranno dai pacchetti se non l'hanno già tolto, pagato 33.000 crediti, ora costa sui 60.000 crediti, quindi qui un altro grande guadagno di 20-25k circa. Comunque potrete anche acquistarli a 60.000, credo il suo prezzo arriverà, possa arrivare, potrebbe arrivare, sempre incerta la questione, potrebbe arrivare sui 100.000 crediti. Non prendete per verità assoluta quello che vi sto dicendo, perché io non ho una sfera di cristallo, non so se i prezzi di questi giocatori potrebbero variare oppure no, se potrebbero aumentare oppure scendere, quindi a vostro rischio è pericolo. Naturalmente Enzo Perez ve lo consiglio, anche se ora costa già un po' troppo. Comunque, ditemi voi se avete acquistato qualche transfer tipo Cerci e altri, e se poi li rivenderete. Ditemi se volete vedere altri episodi simili a questi. E dunque ragazzi, qui è Giovi Sport, vi saluta e vi ringrazio.